fine primo tempo tra Old Football e Blues, il stato di 1-1. Andiamo a intervistare il portiere. 1-1, bellissima partita, cosa mi dici? Niente, speriamo di portare a casa la vittoria, è una partita molto combattuta. Cosa serve nel secondo tempo per portare a casa la vittoria? Un po' di calma e un po' di concretezza in più, siamo troppo tiki-taka. In bocca al lupo il secondo tempo, andiamo da Raffaele Scotto, giusto? Sì. 1-1, però comunque trovate un po' di difficoltà nel imporre il gioco. Sì, diciamo che non riusciamo a fare il nostro gioco che facciamo sempre, però ce la stiamo giocando, puntiamo chiaramente alla vittoria. Speriamo. Secondo tempo cosa serve per... Un po' di cattiveria in più, a dire la verità. Un po' di cattiveria in più e tirare un po' di più. In bocca al lupo il secondo tempo. C'è la partita tra Old Football e Blues, partita terminata con il risultato di 1-1, seconda giornata Super 8, girone B. Siamo qui in compagnia di Giampiero della Corte e Rossi. Ne premiamo Rossi come migliore in campo. Diamo anche il buono scontro del nostro sponsor Ottica Emerson. Andiamo prima con Della Corte. Giampiero, oggi un po' sottotono, anche se siete stati padroni del campo. Vabbè, sì, questa diciamo è stata la prima partita di questo torneo, che la prima l'abbiamo vinta a tavolino, e un po' sottotono, alcuni venivano da qualche infortunio, poi un po' non siamo riusciti a concludere poi alla media, abbiamo avuto più occasioni rispetto a loro, però comunque loro sono stati bravi, anche il portiere è stato molto bravo. Però è andata così, ci rifaremo nella prossima. Ci devi fare una critica alla squadra, quale sei? No, vabbè, nessuna critica, alla fine abbiamo giocato, non è che non abbiamo creato, quindi devo fare solo i complimenti alla squadra e alla prossima partita sicuramente vinceremo. Ok, vuoi fare un saluto a casa? No, vabbè, un saluto a tutta la squadra. In bocca al lupo al presidente del torneo. Prego. Andiamo ora dal migliore in campo, ciao, Russi. Ciao. Portierone, grandissima, hai fatto una grandissima parata nel finale. Dici un po' come si può dire che è il gol vittoria questo. Sì. Perché ovviamente hai fatto un intervento. No, perché potevano perdere. Il gol pareggio, giusto. Niente, giusto. Bravo. Diciamo che nel primo tempo abbiamo giochicchiato forse un po' meglio, nel secondo tempo è venuta fuori un po' forse l'età avanzata della squadra. Stanchezza. E l'ha messa sul piano dell'esperienza e abbiamo portato a casa perlomeno un pareggio. Per il resto siamo in fase di allestimento, diciamo. Stiamo iniziando a giochicchiare insieme e speriamo di proseguire in questa avventura. Un torneo ben organizzato, complimenti a tutti. Ti ringraziamo per i complimenti. Secondo te serve qualche rinforzo a questa squadra oppure va bene così? No, io penso che la squadra può andare anche bene così. Boh, ci mettiamo in forma piano piano, siamo tutti un po' appesantiti. Col tempo arriveranno le vittorie e le soddisfazioni, non vi preoccupate. Una dedica speciale? No, una dedica alla squadra e al mio presidente, al mio procuratore. Va bene. Ci vediamo l'altro. Il procuratore. Grazie. 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 Grazie.